Politiche attive per il lavoro, dopo la riforma, quale futuro in Italia? Se ne è discusso nel corso del convegno promosso da Patto Lavoro Lombardia, di cui anche IAL CISL Lombardia aderisce. In prossimità dell'emanazione dei regolamenti che renderanno piena operatività al decreto di legge 150/2015, la rete Patto Lavoro Lombardia intende partecipare, grazie all'esperienza dei suoi membri, al disegno di un modello replicabile a livello nazionale. Il convegno ha dato un'idea precisa. Ha confermato che ci sono una serie di operatori, sia pubblici che istituzionali che privati, che condividono un'opinione convergente. Si può realizzare un mercato del lavoro dove tutti fanno la loro parte, dove viene realizzato il compito di controllo degli operatori pubblici e dove tutti gli operatori privati possono essere alla pari dell'operatore pubblico come soggetto che eroga servizi nei confronti delle persone. Questo è il punto da cui partire. In un'interlocuzione con Regione Lombardia che valorizzi l'esperienza e in un'interlocuzione che Regione Lombardia può strutturare con il governo e con l'ANPAL per la costruzione di un sistema che sia coerente con le esperienze già realizzate in Lombardia. Il percorso pone al centro la libertà di scelta dei cittadini e orienta gli operatori verso risultati chiari e misurabili. L'obiettivo è replicare l'esperienza e definire un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale. Nuova iniziativa lombarda che mi sembra molto interessante, come sempre io dico, a Lombardia, a Milano sono laboratori del lavoro dai quali c'è sempre da imparare. Ma io vorrei innanzitutto partire da una delle ultime considerazioni che ha fatto Romano, cioè quello che dicevi, ma non è che dobbiamo aspettare il referendum costituzionale. Mi pare un'osservazione di una verità banale per certi aspetti, cioè se c'è una legge, quella legge non è stata fatta pensando a sospenderne gli effetti in attesa del referendum. È chiaro che, lo sappiamo benissimo, usciamo da qualsiasi impingimento, il 150 è stato fatto in un momento di transizione e quindi questa transizione influisce sul percorso di implementazione del 150, quindi non è dubbio che sia una fase storica difficile quella nella quale è tenuto a esordire. Durante il workshop sono stati messi a confronto i diversi punti di vista dei centri per l'impiego, ANPAL, centri per il lavoro, regione, Italia Lavoro, associazioni datoriali e sindacati. È un modello in cui le parti sono state protagoniste, è un modello che fra l'altro all'inizio della crisi dal 2008 in avanti ha avuto una forte implementazione perché è nato un rapporto forte di gestione di tutte le problematiche sul lavoro che si determinavano dentro il territorio, per cui la parte è che le stesse parti sono diventate un elemento in questa direzione. In questa direzione qui stiamo attenti a leggere i processi che sono in atto nelle parti sociali, perché rispetto a questi temi c'è un processo molto avanzato che vedrà la possibilità di trovare qualche sintesi a breve. Noi abbiamo messo in atto una riforma da questo punto di vista qui. Se non arrivano le politiche attive dovremo dire viva la cassa integrazione, che è una follia, perché a questo punto qui la condizione, questa riforma è una riforma vera se mette in atto questo processo qui. A oggi questo non è avvenuto. Dobbiamo capire nel rendere un po' più efficace la formazione professionale, renderla più coerente con quelli che sono i fabbisogni formativi che le imprese sul territorio manifestano, e non soltanto, ma anche quelli sono i fabbisogni occupazionali delle imprese stesse. Allora abbiamo detto cominciamo a costruire un modello che coinvolga anche i comuni, quindi che passiamo anche verso una valorizzazione del welfare locale. E ci siamo inventati questa azienda speciale, che inizialmente era un'azienda che doveva soltanto rispettare i dettami della legge 19 regionale, che prevedeva l'esternalizzazione dei percorsi di formazione di quelle strutture che avevano formazione professionale pubblica, e a quel punto ci siamo messi a ragionare seriamente. Abbiamo detto, bene, perché noi facciamo coesistere un po' la formazione professionale e il mercato del lavoro?
E così abbiamo fatto, abbiamo costruito queste aziende speciali, abbiamo dato competenze in materia di formazione professionale, in materia del mercato del lavoro e le abbiamo messe sul mercato. C'è stato un rammendo anche che è iniziato dalle aree dove industriali, produttive, aree dismesse, dove il tema delle politiche attive era più delicato e l'ha fatto con un'azione di performance, cioè cercare di fare in modo che non fosse soltanto una vecchia logica di cassa integrazione che finiva lì, ma con una logica invece legata ad un nuovo strumento, la DUL.